Buongiorno, cacciatrici di case. Wow. Guarda, Margo, l'intelligenza artificiale che ha generato una stronza. Ma a te piace, Margo? Non ho capito. Voglio che pensiate alla cifra che vi è più comoda e la superiate di molto. Sembrano carini. Cerchiamo di trovare gli acquirenti giusti. Dobbiamo andarcene prima di impazzire tutti e due. Tu inizi a fare i pacchi. Voglio ricominciare da zero. Solo perché è andato tutto a puttane non vuol dire che le cose debbano restare così. È raro incontrare i venditori. Tu sai tutti i segreti. Pensa se si sapesse cos'è successo lì dentro. Eh? Eh? Cosa? Che cosa? Vuoi spaventarmi, Mike? C'è qualcosa di strano in questa storia. Capita di mentire. E spesso per ottime ragioni. Mike! Cosa ci è successo? Ci hanno forato le gomme! Beh, però non è giusto. Metti giù il coltello. Sto gesticolando. Ma sei agitata, metti giù il coltello. Guarda che non ti uccido. Allora mettilo giù. Questa è la casa che sognavamo, ok? Non mi stai dicendo tutto. Ma che cazzo succede qui a Los Angeles? Ok, Denise, ci guardano tutti. Voglio la casa. Direbbe qualsiasi cosa per ottenere quello che vuole. Ma inquietante. Un sogno richiede tempo per essere costruito. Dobbiamo essere onesti. Cosa nascondi? La bugia. È tutto mentalmente incasinato. C'è una ragione per cui acquirenti e venditori non si incontrano. Oh mio Dio, va tutto bene? Sto bene? Entriamo in casa tua e prendiamo un po' di ghiaccio. No.